Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini. Oggi vogliamo raccontarvi cosa la signora Mara Neri Capecchi ci scrive da Arezzo e ci racconta. Lei ci racconta un bellissimo incontro con Padre Pio avvenuto nel 1967. Era un insegnante la signora Mara e ci racconta quello che provava una ragazza che aveva appena perso il suo caro fidanzato Antonio. Era morto di tumore il 4 maggio del 1966. Nel 67 vuole incontrare Padre Pio da Pietrelcina. Decise di partire. I genitori l'accompagnarono qui a San Giovanni Rotondo. Ma ahimè, nel momento in cui giunsero qui si accorsero che dovevano attendere almeno 6 giorni per potersi confessare. E così lei cade in una profonda tristezza, dolore, comincia a piangere, ma niente, non si può. Intanto partecipa alla messa di Padre Pio e questo per lei fu sconvolgente. Racconta che era qualcosa di straziante vedere Padre Pio celebrare la messa. Mi guardavo intorno, scrive, e mi chiedevo come potessero gli altri assistere apparentemente tranquilli ad un simile strazio, una vera e propria sofferenza di quell'uomo che era sull'altare e che celebrava la messa. Mentre stavo uscendo dalla chiesa, una signora che non conoscevo si avvicinò e gli chiese: perché stai piangendo? E lei rispose: sono 5 giorni che mi trovo qui a San Giovanni Rotondo, costretto i miei genitori a fare questo lungo viaggio perché per vedere Padre Pio e per parlare con lui. Invece che cosa ho ottenuto? Nulla. La signora che aveva dinanzi le disse: non essere triste, se il padre ti vuole qui troverà un modo per incontrarti, tu stai tranquilla, anzi aspetta qui dinanzi al cancello. In realtà c'era un cancello, oggi c'è una sorta di vetrata che collegava le due chiese, tra la chiesa antica e la chiesa nuova, ecco, quella più grande di Santa Maria delle Grazie. Ebbene lì, una volta che veniva chiuso il cancello, non poteva più entrare nessuno, tutte le donne che dovevano essere confessate da Padre Pio. Passarono ore, lei si trovava dinanzi al cancello, ma a un certo punto racconta che un certo Padre Paolo, crediamo forse sicuramente Padre Paolo Covino, che comincia a chiamare qualcuno. Padre Pio vuole qualcuno di voi. Tutte si guardarono tra loro. Chi voleva il padre? Eravamo tanti. Padre Paolo cominciò a chiedere: chi si è prenotato per lunedì mattina? Silenzio. Chi si è prenotato per lunedì sera? Silenzio. Chi per martedì mattina? Silenzio. E martedì sera? Silenzio. Il mercoledì mattina? Silenzio. E lei dice: ero sbalordita. Tutta quella gente e non c'era nessuno. Nessuno che aveva prenotato prima di me. Non era possibile. Mercoledì sera? Chi si è prenotato per mercoledì sera? E lei subito gridò: io. Allora Padre Paolo si avvicinò e disse: mi segua, Padre Pio la vuole. Andò davanti al confessionale, era aperto, vidi Padre Pio che mi stava fissando. Mi faceva scorrere quello sguardo, quasi a leggere dentro di me, scrive Mara. Padre Pio mi guardava fisso negli occhi e alla fine capì quello che voleva dirmi. Sapeva, ma come? Come sapeva? Nessuno sapeva. Nessuno sapeva che tante volte nei mesi passati, in quell'anno, avevo pensato al suicidio. E a voce alta gli dissi: ho capito, padre. No, non penserò più a farmi del male, qualunque cosa avvenga nella mia vita. La confessione continuò, io aggiunsi e poi ho perso la pazienza con alcune persone, ma a quel punto lo sguardo di Padre Pio cambia e dice: ma ti sei dominata? Il tono della sua voce era diventato improvvisamente duro, mi prese la paura, non potevo dire di sì perché era una bugia, non mi ero dominata per niente, avevo fatto una scenata tremenda, ma non potevo dire neppure di no perché temevo di essere cacciata da quel confessionale. Padre Pio continuava a ripetermi quella frase e lei rispose: ho cercato, padre, ma non ci sono riuscita. In quel momento Padre Pio mi fece capire quanto è grave di fronte a Dio farsi prendere dalla collera verso i fratelli, anche se ci sono giusti motivi per farlo. E il padre addolcì la sua voce. Sapeva. Le raccontò di Antonio, che era morto di tumore un anno prima, e chiese a Padre Pio: come devo pregarlo? Tra quelli che sono in paradiso
o tra quelli che devono ancora soffrire in purgatorio. E Padre Pio con voce dolce rispose: prega figlia mia, prega perché il Signore lo porti presto con sé in paradiso. E nell'animo di Mara, ecco, lei scrive: fu come se Antonio morisse per la seconda volta. Uscì dal confessionale singhiozzando, piangevo, continuavo a piangere. A pochi passi dal padre, i frati non mi allontanarono come avevano fatto con tutte le altre persone prima di me. Una volta finita la confessione, io rimasi lì accanto, lo continuavo a fissare, li continuavo a chiedere, gli mandai l'angelo custode chiedendogli effettivamente dove fosse Antonio e come dovevo dargli una mano per farlo arrivare subito in paradiso. Padre Pio le passa accanto, lei continuava a piangere, a singhiozzare, e a questo punto c'è uno sfogo di Mara. E dentro di sé dice verso Padre Pio: e tu sei un santo, ma come fai a non provare un po' di pietà per me? Volevo poco, un gesto, un sorriso. Gesù mi negò quel poco perché attraverso il Padre voleva darmi molto di più. E infatti un anno dopo, esattamente il 4 maggio del 1967, Padre Pio non ci racconta come, ma gli diede la prova che Antonio era in paradiso.